Giuseppe obbedientissimo prega per noi. Ed è invocando il nome a noi tanto caro del santo più grande nei cieli che riprendiamo la lettura del libro Vita di San Giuseppe, scritto nella metà del XVIII secolo da una mistica benedettina, la madre Maria Cecilia Bai, di cui, lo rammentiamo, è in corso la causa di beatificazione. Nella conversazione precedente abbiamo meditato a lungo sull'incommensurabile dolore di Giuseppe alla vista dei segni inequivocabili della maternità di Maria Santissima, sua sposa, la quale, non avendo ricevuto alcun ordine divino di svelare il mistero celato nel suo grembo virginale, tace, attendendo in preghiera la rivelazione dell'incarnazione al giusto Giuseppe da parte di Dio stesso. Il nostro amatissimo santo, lo sottolineiamo ancora una volta, è assolutamente certo della santità della sua sposa, ma poiché si rende conto di essere di fronte a un grande mistero, che il Signore sembra almeno per ora non volergli svelare, decide di lasciare Nazareth pur sapendo di non poter vivere lontano da Maria Santissima. Così, prendendo questa decisione, stanco e afflitto, si addormenta. Ed è proprio allora che, come narra San Matteo al capitolo primo del suo Vangelo, gli appare in sogno un angelo. È la cosiddetta annunciazione a Giuseppe, ovvero la rivelazione del mistero divino del Verbo celato nel grembo di Maria Santissima, di cui parleremo in questa nostra conversazione. Leggiamo allora quanto scrisse la serva di Dio, Madre Bai. Addormentato che fu l'afflitto Giuseppe, gli apparve l'angelo, gli parlò nel sonno e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di voler ricevere Maria per tua sposa, perché il figlio che porta nel suo ventre è concepito per opera dello Spirito Santo. Partorirà la tua sposa questo figlio che chiamerai Gesù. Ed egli sarà la salvezza del tuo popolo e del mondo intero, che viene a redimere e a liberarlo dalla schiavitù del peccato. La visione celeste dunque assicura innanzitutto Giuseppe che il mistero compiuto in Maria Santissima è davvero opera divina, opera cioè dello Spirito Santo e di conseguenza che il figlio che sta per nascere da lei è il Messia, il Salvatore promesso, l'Emmanuele, il Dio con noi. A nome del Signore, l'angelo inoltre indica a Giuseppe la sua missione unica nella storia dell'umanità, quella cioè di essere padre putativo, padre virginale del Dio incarnato, in quanto sposo virginale e castissimo della Madre di Dio. Padre virginale con tutti i diritti e i doveri di un padre, primo fra questi l'imposizione del nome. Lo chiamerai Gesù, dice infatti l'angelo. Giuseppe, figlio di Davide. Così è inoltre chiamato il nostro santo dal messaggero celeste, ricordando la stirpe regale in cui egli è nato, stirpe dalla quale, secondo le promesse bibliche, doveva nascere il Messia. Si desta quindi Giuseppe dal sonno e, scrive la Bai, fu sì grande il giubilo e l'allegrezza del suo cuore che Dio fece un miracolo della sua potenza, perché il nostro Giuseppe non restasse assorbito nel mare della consolazione, la quale fu sì grande che senza dubbio sarebbe morto. Eh sì,
una gioia davvero incommensurabile, la gioia di colui che vivrà per il resto dei suoi giorni terreni accanto al Dio bambino e alla sua divina madre, quale uomo fu più beneficato da lui, dal Signore. Nessun altro uomo, a lui solo fu concessa una tale grazia, poiché, non ci stancheremo mai di ripeterlo, lui solo ne fu trovato degno. E meraviglioso è quindi l'incontro di San Giuseppe con Maria Santissima. Racconta a questo proposito l'Abai che egli si pose genuflesso e adorò il divin Verbo incarnato nel grembo virginale della sua sposa con profonda adorazione. Quante volte Giuseppe avrà compiuto questo gesto prima della nascita del Verbo, un privilegio davvero concesso a lui solo, a lui solo. L'umilissima regina, leggiamo ancora, l'assicurò del suo amore e non volle permettere che lui la servisse come le fu richiesto. La Divina Madre diceva che lei doveva, quantunque madre del Divin Verbo, umiliarsi e servirlo come aveva fatto per il passato, e che lei doveva abbracciare, non sfuggire alle umiliazioni, mentre tanto si era umiliato e abbassato Dio. Un ennesimo umilissimo insegnamento dell'umilissima Maria di Nazaret, l'ancella del Signore, che tanto ha da insegnare alla nostra generazione superba, che brama stoltamente di essere Dio al posto di Dio. Gioiscono finalmente insieme i due santi sposi, che leggiamo ancora in questo bellissimo libro Vita di San Giuseppe, esclamano: «O bontà ineffabile del nostro Dio, e chi mai avrebbe creduto che un Dio di infinito potere si volesse degnare di vivere in tal modo con noi, in tanta povertà e così sconosciuto al mondo?» Sì, è davvero immenso lo stupore dei due santi sposi di fronte ad un mistero così grande. Dio che si incarna, diventa bimbo, non sceglie una reggia quale sua dimora, ma la piccola, povera casa di Nazaret, dove egli trascorrerà nel nascondimento tanti anni della sua vita terrena, povero fra i poveri, piccolo fra i piccoli, per insegnare all'uomo superbo che la vera grandezza non è ciò che il mondo brama, cioè il denaro, il potere, il successo, ma la vera grandezza consiste nel compiere con amore ogni nostro gesto quotidiano, uniformandoci alla divina volontà e percorrendo così giorno dopo giorno senza clamore quella via stretta di cui egli parlerà nei tre anni della predicazione, la via del rinnegamento delle nostre passioni, la sola che conduce al cielo. E leggiamo ancora nell'ultimo paragrafo del capitolo terzo, libro secondo. Diceva la Divina Madre al suo sposo Giuseppe come ad essi correva l'obbligo di supplire alle mancanze di tutte le creature che non l'avrebbero conosciuto e che, avendo loro la bella sorte di conoscerlo, dovevano stare in continui atti di lode, di ringraziamento, di ossequio e di amore, corrispondendo per quanto potevano a sì grande beneficio. Quanti uomini infatti sono vissuti senza conoscere Cristo, un numero davvero grande, e quanti ancora, pur avendo avuto la grazia di sentir parlare o di leggere di Lui, lo hanno rifiutato, e quanti purtroppo, pur essendo stati battezzati, hanno poi fatto naufragio nella fede,
relegandolo in un cantuccio sempre più piccolo della loro vita, presi da mille altre cose materiali, hanno dimenticato di essere stati redenti mediante il suo sangue. Ecco allora l'amore, l'adorazione degli sposi nazareni che fino alla fine del mondo supplirà a tante indifferenze, a tante irriverenze, a tanti sacrilegi. Quale futuro vi sarebbe per l'umanità senza le suppliche di Maria Santissima e di San Giuseppe, i primi e perfetti adoratori? Come dovremmo essere loro grati per tanti benefici, per tante grazie che ci sono state concesse per la mediazione dell'Immacolata e l'intercessione del giusto Giuseppe. Ma torniamo ancora brevemente alla lettura del libro Vita di San Giuseppe, in cui la mistica madre Maria Cecilia Bai, quasi al termine del capitolo quarto del libro secondo, riporta le parole del nostro amatissimo santo, il cui cuore è sempre più infiammato d'amore per il Signore Gesù celato nel grembo purissimo della sua sposa, e dice così: «Eppur sarà vero che avrò sì bella sorte di vedervi, di stringervi fra le mie braccia, di alimentarvi con il lavoro delle mie mani. Ho tempo troppo felice per me, servo vilissimo e indegno». Umilissimo Giuseppe, c'è spontaneo esclamare ancora una volta. E con questi sentimenti di profonda umiltà trascorrono veloci i giorni che separano i due santi sposi dal viaggio che essi intraprenderanno verso Betlemme, il luogo della nascita del Dio bambino, tema questo su cui ci soffermeremo, Dio piacendo, nella prossima conversazione. Ma ora è giunto il tempo dedicato, come nostra consuetudine, quasi al termine di ogni trasmissione, ad una preghiera tratta dal tesoro inesauribile della nostra Chiesa Cattolica. La preghiera di questa trasmissione, la dodicesima, è stata composta dal beato Bartolo Longo. E allora preghiamo ancora una volta insieme. Prostrato ai tuoi piedi, o gran santo, ti venero qual padre del mio Signore, del mio Dio, come il capo di quella santa famiglia che è l'oggetto delle compiacenze e delle delizie della Santissima Trinità. Qual gloria per te essere padre di un figlio che è l'unigenito di Dio. Ma qual ventura per noi al pensare che sei padre anche a noi e che noi siamo tuoi figli. Sì, noi siamo tuoi figli poiché siamo fratelli di Gesù Cristo, che volle essere chiamato tuo figlio, e come tali abbiamo diritto alla tenerezza del tuo cuore paterno. Questa tenerezza e questa bontà imploriamo nel tuo nome all'adorabile Gesù, tanto caro e soave al tuo cuore. Accoglici dunque, prendici sotto la tua protezione, facci amare la santa povertà, la pazienza, la prudenza, la purità, e sii nostro rifugio ed asilo in tutte le nostre pene, in tutti i nostri bisogni, nel tempo di nostra vita e nell'ora di nostra morte. Amen. Qual gloria per te essere padre di un figlio che è l'unigenito di Dio. Abbiamo letto poc'anzi. Sì, quale gloria davvero, una gloria sulla quale non rifletteremo mai abbastanza. Concludiamo allora questa nostra meditazione mediante un brevissimo insegnamento di Papa Paolo VI, che disse così: Giuseppe obbedisce sempre, pronto alla voce del Signore,
sì, egli è il santo dell'obbedienza alla divina volontà. Al momento della sua annunciazione, infatti, non proferisce parola alcuna, ma semplicemente fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Allora che sia così anche per noi, uniformati giorno dopo giorno sempre più al progetto di amore che Dio ha sulla nostra vita. E con questo augurio così santo, la 12ª trasmissione del ciclo Giuseppe di Nazare, la vita, le virtù, la gloria, termina qui. Un caro saluto a tutti in Gesù, Maria e Giuseppe.